Welcome to the Word and the Spirit. Benvenuti alla Parola e lo Spirito. It's great to be with you today. Bello essere un'altra volta insieme. We're talking about the beginning of our prophetic journey. E continuiamo a parlare dell'inizio del nostro cammino profetico. Growing in the prophetic. Potremmo anche intitolarlo crescere nel profetico. I was reminded of something that happened to me maybe 15 years ago. Mi è venuto in mente una cosa che mi è capitata forse una quindicina di anni fa. I was on a 21-day mission trip in Brazil. Ero in un breve viaggio missionario in Brasile, di 21 giorni in Brasile. And whenever I arrived, e quando sono arrivato, I had a large suitcase because in my mind it was 21 days. Avevo una valigia grandissima perché pensavo, insomma, tre settimane non a casa. So the older missionary, he nicely rebuked me. E un missionario più anziano, quel quale viaggiavo, mi ha un po' sgridato. Why do you have that suitcase that holds 23 kilograms? Ha detto, perché hai una valigia di oltre 21 kg? And he was like, you need something half that size. Avrei bisogno solo di metà degli indumenti che hai portato. You can wash your clothes while you're in Brazil. Perché anche in Brasile puoi lavare gli indumenti che usi. And then another story similar to that. E un'altra storia simile a questa. I remember one day I was in Nicaragua. Ricordo di un altro viaggio missionario in Nicaragua. I think that was a 21-day trip as well. E forse erano anche tre settimane. And that day we wound up walking about 9 hours by foot. E facciamo praticamente un cammino di 9 ore. It was through mostly through hills and valleys. A piedi, quindi, in una zona un po' collinare. But one part was going up 3 hours up a mountain. Ma quindi valli e colline, ma c'era una parte che era una salita di oltre 3 ore. And then about an hour back down, it was easy to go down. E poi un'ora per discendere era. Un'ora per riscendere perché era più facile. But it was my friend's first trip in the mountains of Nicaragua. Ma era il primo viaggio per questo mio amico in Nicaragua. And he was a city boy, he was not used to the wilderness. E questo amico era cresciuto in città, non era abituato alla montagna. I'm from Louisiana, so I spent a lot of time outdoors. Io invece che vengo dalla Louisiana, abbiamo una cultura di stare tanto tempo all'aria aperta. So this poor guy was a very small guy, only about 140 pounds in kilometers, what is that, probably 70? In kilos? Yeah, very small. Questo ragazzo era abbastanza esile, di corporatura abbastanza esile, forse 70 kg così. And he had on these huge boots. E aveva questi stivali pesantissimi. And the soles on these boots were just huge. E le sole di questi stivali erano molto pesanti. And by the second half of the day, I was laughing at him. La seconda metà della giornata mi veniva da ridere guardandolo. Because after climbing that mountain in those boots, perché dopo aver scalato questa montagna con gli stivali che portava, he was having problems picking up his feet each step. Cioè ogni passo che faceva era una fatica. And I nicely said, next time you'll know. E io ho detto in modo abbastanza gentile, la prossima volta, è tutta esperienza, la prossima volta saprai cosa mettere in valigia. You know, you live and learn. E si impara strada facendo. But the reason I bring this up to you, perché is this. Perché vi sto parlando di queste cose? Is you gotta travel light. È per, voglio passarvi il consiglio che mi è stato dato, viaggia leggero. That's the key to hearing God's voice. È la chiave per ascoltare, riconoscere la voce di Dio. It's like a lot of us can hear God's voice. Tanti di noi
riescono a sentire la voce di Dio. But there's a lot of static in the radio signal. Ma è come se ci fosse ci fossero interferenze nel segnale radio. It's because there's a lot of clutter and things that are life that don't need to be there. È perché ci sono tante cose che andrebbero buttate dalla nostra vita che non c'è bisogno di tenere ancora nella nostra vita e sono ancora lì a occupare spazio. You know, many of you have studied the life of Smith Wigglesworth. Molti avrete sentito storie di grandi uomini di Dio come Smith Wigglesworth. He said, "I died a thousand deaths for this ministry." E lui diceva, io sono morto mille morti per essere qui su questo pulpito. Dietrich Bonhoeffer said, "The Lord bids us to come and die." E anche il famoso teologo nella Germania nazista, Dietrich Bonhoeffer, diceva il Signore mi ha chiamato per venire e morire. And the Bible says that if our eye is single, e il Vangelo dice se il tuo occhio è unico, we're full of light. Siamo, il tuo corpo sarà pieno di luce. The famous passage from King David. C'è questo famoso passo del re Davide. In Psalms 27. Nel Salmo 27. He says, "One thing I ask, that will I desire." Dove dice, una cosa ricerco, una cosa desidero, e quella ricerco. So David had one supreme passion. Davide aveva una passione suprema. And that was to enjoy God and glorify His name forever. Ed era gioire alla presenza di Dio, provare piacere, dilettarsi nella presenza di Dio per sempre. So God was pleased to give him his voice in a mighty way. E Dio era compiaciuto nel poter far sentire la sua voce al re Davide in un modo forte. David was not only a king and a giant slayer. Davide non era solo un re e un ammazza giganti. David was a prophet. Davide era un profeta. David was a true friend of God. Davide era un vero amico di Dio. The Lord described him as a man that was after his heart. E la Bibbia lo descrive come un uomo secondo il cuore di Dio, che insegue il cuore di Dio. And whenever we have that life, quando noi abbiamo questo tipo di vita in noi, that we travel light. E allora eliminiamo le cose inutili, il non necessario, viaggiamo leggero. That we don't let the things of this world weigh us down. E non permettiamo alle cose, le vicissitudini di questo mondo di appesantirci, di rallentarci. We put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Ci vestiamo del manto della lode e buttiamo via lo spirito di pesantezza, lo spirito abbattuto. We say, "Lord, how do you see this situation?" E chiediamo, Signore, in questa situazione come la vedi tu? David even said, "Lord, who am I that you would do this for me?" Davide diceva, che cos'è l'uomo, chi sono io che tu possa tenere conto la mia vita? Who am I that you're mindful of me? Che cos'è l'uomo, chi sono io, in altre parole, che a te interessa? Per interessarti di me. So he filtered everything in his life through God. Davide è come se filtrasse tutto ciò che capitava nella sua vita attraverso Dio. That's why he had a really good radio. E credo che la stazione radio di Davide era ben sintonizzata, senza interferenze. Most of David's life he was on the right dial. E la maggior parte delle giornate del re Davide erano sempre sintonizzate nel canale giusto. When he sinned with Bathsheba, he hardened his heart. Quando peccò con Betseba, si indurì il cuore. And for a season he was not sensitive to the Lord. Per una stagione non era così sensibile alla voce di Dio. But for most of his life, ma per la maggior parte della sua vita, he was sensitive to the Lord. Lui era una persona sensibile alla voce del and Signore. And even though David had some times where he failed the Lord,
e anche quando aveva vissuto delle giornate in cui non aveva ascoltato Dio. In Acts chapter 13 we find that David fulfilled the will of God for his life and his leggiamo generation. In Atti 13 questa frase: Davide compì, adempì tutto ciò che doveva, tutto ciò a cui era chiamato, in altre parole, nella sua generazione. So I want to encourage you, travel light. Quindi ancora vi esorto, ricorda di viaggiare leggero. Jesus even said, don't worry about what you're going to wear, what you're going to eat. Anche Gesù ha detto, non preoccupatevi di cosa mangerete, di cosa vestirete. When he sent the 70 out, he didn't send them out with a lot. E quando mandò i 70 ad evangelizzare, non mandò loro con grandi bagagli. At least that's a lot of natural things. O almeno bagagli dal punto di vista naturale. But he sent them out in the power ma of the Holy Spirit. Li mandò nella potenza dello Spirito Santo. Amen. The next thing I want to say is pay attention to when God confirms his voice to you. L'altra cosa, l'altro punto che vorrei condividere è prestare attenzione a quando Dio conferma la sua voce. When you're starting out listening to the voice of God, quando tu cominci ad ascoltare la voce di Dio, God's confirmations will greatly increase your faith. La conferma, più Dio conferma quella parola, più la tua fede crescerà. When I was a young man, quando ero giovane, I'm not that old now, I'm only 47. Non sono poi così vecchio, soltanto 47 anni. But 20 something years ma ago, 20 anni fa, I can remember many times that I would be talking to a friend before a church service. Ricordo molte volte in cui scambiavo qualche parola con qualche amico prima del servizio di culto. And we would be talking about what the Lord had put on our heart. E condividevamo quello che Dio ci stava dicendo in quel periodo. And many, many times, e davvero tante volte, the things that we talked on before we went to that church service, la stessa cosa di cui avevamo parlato prima del servizio di culto, that was either prophesied that night, veniva poi o profetizzata quella sera, or that was preached on that oppure night. Era il tema della predica. You know, my wife and I will be in meetings together. A volte io e mia moglie siamo nello stesso incontro. And sometimes what she sings prophetically, that will be my scripture text. E a volte capita che quello che lei canta magari in un canto profetico spontaneo e io you don't understand Italian, so. Sì. E non capisco nei dettagli, poi diventa e poi è quello che io predico e non senza rendermene conto. And I'm not very fluent in Italian. E siccome il mio italiano ancora non è così fluente, non sempre riesco a capire tutto quello che lei ha detto. E poi mi viene confermato che era la stessa cosa che era stato cantato. To my shame, I'm not very purtroppo ancora non sono fluente in italiano. And many times I will get up and prophesy. Oppure a volte mi alzo per condividere una parola profetica. And she'll say, we just sang that exact same thing a few songs ago. E lei mi dice, wow, appena abbiamo cantato questa tua parola l'abbiamo fatta in questo canto 10 minuti fa. And so that builds our faith. Questa cosa edifica la nostra fede. Because in the mouth of two or three witnesses let every word be established. Perché scritto ogni parola sia confermata dalla bocca di due o tre testimoni. And so a lot of learning to hear God's voice. Tanto nell'apprendimento della voce di Dio is simply paying attention. È si può ridurre in questa piccola istruzione: presta attenzione, stai attento alla sua voce. You know, earlier we had some sessions on dreams. Abbiamo avuto delle puntate sui sogni. And one of the main lessons about dreams was pay attention to your dreams. E una delle lezioni principali che abbiamo visto insieme era presta attenzione ai sogni che fai. So I'm not saying that God is speaking all the time.
Ora, non sto dicendo che ogni volta che pensi qualcosa o sogni qualcosa è sempre Dio che ti sta parlando, but he's speaking a lot more than we think. Ma credo che Dio ci parli molto di più di quanto pensiamo. But a lot of times we're dull of hearing because we're hard of heart. Ma tante volte, ahimè, siamo duri ad ascoltare perché lenti ad ascoltare perché abbiamo il cuore indurito. Amen. So, the next thing I want to say is this. Amen. L'altra cosa che vorrei dire è poi questa. Pay attention in your personal work when you know that you've heard God correctly. Presta attenzione nel tuo cammino personale quando sai di aver ascoltato Dio correttamente. You know, there's times that you minister to someone. Potrà capitare che ministri a qualcuno and you don't know what happened, you never see them again. E magari dai una parola profetica, poi non vedi più questa persona, non la frequenti. There's times when you pray for a sick person and you go on your journey and you never see them again. O magari preghi per una persona malata, poi continui il tuo cammino e non vedrai mai più questa persona. But if possible, ma se possibile, it's good to sometimes track that word. Follow up on it. È possibile, è motivo di crescita, diciamo, avere un po' un minimo di feedback, diciamo, di quello che hai ministrato. Because when you get feedback from that person, perché quando ricevi quando hai un feedback della parola che hai dato, della preghiera che hai fatto, especially when you're just beginning to prophesy, specialmente all'inizio del tuo cammino profetico, what does it do? Che cosa succede in noi? It builds your faith. La nostra fede viene edificata. If you're hearing God right in the right way, if you're hearing rightly, it builds your faith. Se hai ascoltato Dio nel modo giusto, la tua fede verrà edificata col materiale giusto. So most of the time when you start out prophesying, e la maggior parte delle volte quando cominci a profetizzare, cominci nel profetico, God has you minister to your close friends. Capita che magari si fa pratica con i nostri amici la cerca di amici più stretta, no? In small groups. O magari in un piccolo gruppo, in una cellula o con persone che possano darti un feedback. And yes, and you're looking for their feedback. E tu devi desiderare, insomma, sapere la loro risposta. And you're under supervision a lot of times. E volte è una cosa molto positiva avere un supervisore. And you're telling your mentor that this is what happened. Perché tu puoi raccontare al tuo mentore: ho avuto questa parola, questo è ciò che è successo. Or I was out on the streets witnessing and God gave me this word for this person. Oppure ero per strada e Dio mi ha dato questa parola profetica per questa persona. And if you're in that small group meeting, a lot of times there's somebody that's older than you or more mature than you and they're watching you minister. Se sei con qualcuno che ha più esperienza e questa persona ti vede ministrare, so it's really healthy for a season to be under that supervision. Fa un po' da supervisore ed è un qualcosa di molto sano poter essere supervisionati da chi ha più esperienza di noi. And whenever you're hearing something from the Lord, così quando ascolti, quando senti qualcosa che viene proprio da Dio, to run that by someone that's more mature. Tu puoi confrontarti con questa persona più matura. And I'll add to that, this is not in my notes. E vorrei aggiungere questa cosa, non l'ho appuntato, ma voglio aggiungerlo. As always, you need to know the written word. Come sempre devi conoscere la parola scritta di Dio. A lot of times just knowing the written word will tell you when you're off or when you're on. Tante volte semplicemente dal conoscere la parola scritta già saprai se quello che stai sentendo è la voce di Dio o il tuo pensiero, la tua anima o altro. Mm-hmm. And while we're in these small groups, mentre magari fai pratica nel
piccolo gruppo. And while we're in more corporate meetings and like in the temple or the building. Oppure mentre sei in un incontro, in una riunione nella chiesa, una riunione corporativa più grande. We need to watch others minister. Abbiamo la possibilità di osservare gli altri nel modo in cui ministrano. If you see an older, more mature minister prophesying to somebody, se hai la possibilità di vedere una persona con più un ministro con più esperienza ministrare a qualcuno, if it's at the end of the meeting, se magari verso la fine del culto, don't just walk out of the meeting and go home and say the meeting's over. Non scappare via. That's how you learn, is by watching. Perché, ecco, se magari il tempo di ministrazione durante la chiamata all'altare, non essere indifferente, anche se altre persone stanno ministrando, ma osserva. Every time you watch somebody minister, you can learn something. Ogni volta che vedi, guardi qualcuno ministrare, c'è qualcosa che tu puoi imparare da questa persona. Whether that's somebody ministering prophetically, sia che stia ministrando profeticamente, or in healing or deliverance, o magari nella guarigione, nella liberazione, or whether it's a preacher or a teacher, o forse è un insegnante o un predicatore, or whatever their gifting is, o qualsiasi sia il suo dono. We're like babies. Noi siamo come dei bambini. As I said before, e come ho detto prima, babies learn by observation. I bambini imparano innanzitutto tramite l'osservazione. And they learn by trial and error. E imparano provando e anche sbagliando. But I'll tell you this. Ma posso dirti questo. I would much rather learn from somebody else's mistakes than learning from my own mistakes. Preferirei di gran lunga imparare dallo sbaglio di qualcun altro, osservando lo sbaglio di qualcun altro, piuttosto che sbagliare io in prima persona, no? È più facile. If we'll listen to our spiritual fathers and mothers. Se noi ascoltassimo and those who have gone on before us, i consigli dei nostri padri, le nostre madri spirituali o comunque di coloro che ci hanno preceduto, they can spare us a lot of time and trouble. Credo che ci risparmierebbero tanto tempo, questo ci risparmierebbe tanto tempo e tanti problemi. But I'll say this. Ma voglio anche dire questo. When you're watching other ministers, quando vedi, osservi altri ministri, don't overly copycat somebody else. Non sto dicendo di fare copia e incolla delle persone dalle quali stai imparando. I mean, it is natural to imitate your fathers. Cioè, è naturale avere l'impronta un po' dei nostri padri. And we do take some DNA from our natural fathers and our spiritual fathers. E prendiamo un po' del DNA, così come dei nostri padri naturali, così anche dei nostri padri spirituali, ce lo ritroviamo, insomma. But at the same time, ma nello stesso tempo, God has made you unique. Dio ti ha reso unico. And you know, I can remember 20 something years ago when I was in ministry school. Ricordo ormai più di 20 anni fa quando ho fatto l'ho frequentato la scuola biblica. Probably the most powerful preacher in our school. Probabilmente il as far as an instructor. Uno degli insegnanti, il predicatore più potente della nostra scuola di ministero. If I'm not mistaken, he's half Italian. Se non sbaglio è anche di origini un po' italiane. And he would point like this whenever he was preaching. Ok, e lui era un brillante insegnante. Aveva l'abitudine di fare così col dito, puntare, no? Mentre stava predicando, così. And he was very dramatic. Era molto espressivo. Very forceful. Proprio pieno di, insomma, veemenza quando predicava. And don't get me wrong, this man was and still is very anointed and powerful. E lui ancora era un giovane istruttore della nostra scuola biblica. Potente proprio in parola e anche oggi ancora nel ministero. But I noticed that when I went on mission trips with other students. Però
Avevo notato poi quando abbiamo fatto degli outreach con gli altri studenti della scuola biblica. Everybody wanted to be like this man. Notavo che tutti volevano essere come questo insegnante. And seemingly everybody would do his same mannerisms when they preached. Che facevano lo stesso movimento, anche loro proprio questo movimento. And it was really amazing to me. E non potevo fare a meno di notarlo. Era interessante. And so that's natural. Ma non voglio insomma giudicare questi studenti, è una cosa naturale. And I'm not saying that's totally a bad thing. E non voglio dire che sia negativo in sé. But pretty soon you want to be yourself. Ma prima o poi vuoi trovare l'impronta che Dio, cioè vuoi trovare proprio la personalità che esca fuori, la personalità con la quale Dio ti ha creato. And when you're ministering, the content and the heart of what you're ministering is way more important than the style. Perché quando ministri, il contenuto è molto più importante dello stile nel quale tu lo presenti. Some of the best messages that I've given I whispered throughout the message. Alcuni dei migliori messaggi che ho dato, il Signore mi aveva detto di darli praticamente con una voce sussurrata quasi. So it's not the style. Quindi non è lo stile, la forza necessariamente con la quale presenti la parola. It's Jesus, what are you doing? Ma è chiedersi, Gesù, come stai parlando tu? What are you saying? Cosa stai dicendo? And if the Lord is in it, se il Signore è nella parola, whether the Lord is whispering you through that moment, che Dio ti stia dicendo di sussurrarla, di dirla in modo dolce, or whether the Lord is forceful and he's saying, Lazarus, come forth, oppure il Signore vuole dire, Lazzaro, vieni fuori attraverso di te, say, Lord, what are you doing? Tu chiedi, Signore, cosa stai facendo adesso? And get in harmony with that. Come posso rispecchiare quello che sto vedendo fare da te ed essere in armonia con questo? Many years ago, when I was in Africa, molti anni fa, quando ero in Africa, there was one particular sermon on a Sunday morning. C'era un sermone in particolare una domenica mattina and my soul got really excited about what I was preaching. E lo stavo predicando io nell'anima, ero davvero mi sentivo veramente energizzato da questa parola che stavo dando and I started getting really loud. E comincio ad alzare la voce, a gridare questo messaggio and then I heard the voice of the Lord inside of me. E poi ho sentito la voce del Signore dentro di me. He said, I'm not doing that. Gesù mi dice, ora in questo momento non sto facendo questo. And the next thing I know, e poi quello che succede, I felt the gentleness of the Lord. Ho sentito la gentilezza del nostro Signore. And I started talking in a real calm voice. E comincio a parlare in un modo dolce. But yet there was a powerful anointing of breakthrough. Ma sentivo che lui si stava manifestando con un'unzione proprio di spezzare catene in quel momento. And I think this kind of amazed the Africans. E credo che questa cosa stupì i fratelli africani. Because if you've ever spent time in Africa. Perché se conoscete la cultura africana, se siete stati, avete trascorso del tempo lì. Africans are really bold people. Saprete che gli africani sono in genere persone molto forti, molto franche. Most preachers in Africa are loud, hard and fast. E la maggior parte dei predicatori africani hanno questa forza, irruenza, no? nel presentare le predicazioni. So when God had me talking in a calm voice, they were like, man, this is really God because we feel the presence and he's not even yelling. La chiesa lì in Africa credo che fosse un po' stupita del fatto che non stavo gridando, non ci stavo mettendo fisicamente tanta energia e credo che fu bello per i fratelli vedere che il Signore loro sentivano la presenza di Dio, ma Dio ci aveva detto calma. So be yourself. Quindi, sii te stesso
And in every situation, in ogni situazione, say, Jesus, what are you doing in this e situation? Chiedi a Gesù, Gesù, cosa stai facendo tu in questo momento? Where me, Lord? Signore, voglio essere rivestito di te. Amen. Let's pray. Amen. Father, I thank you for our friends. Padre, grazie per i nostri amici. And Lord, we bless them. Qui, grazie Signore, noi vogliamo benedirli. We ask you to release wisdom to them. Noi ti chiediamo di riversare la tua sapienza su ognuno di loro. And Lord, for those that are discouraged, Lord. E Padre, per coloro che sono scoraggiati, I ask that you remove the discouragement. Io ti chiedo che tu possa rimuovere questo scoraggiamento. Lord, I ask you to release joy to them right e now. E ti chiedo, Signore, di riversare la tua gioia su di loro. Lord, renew vision in them. Signore, rinnova la visione su di loro. Lord, we thank you for what you're doing. Signore, io ti ringrazio per quello che tu stai facendo. Lord, I thank you that when Jonathan was hungry, Lord, he ate the honey. Io ti ringrazio che quando Jonathan fu affamato, tu gli dicesti di mangiare il miele. And his eyes became bright. E i suoi occhi divennero illuminati. So Lord, release that to these people. Quindi now. Io ti chiedo, Signore, di rilasciare questa chiarezza negli occhi dei miei fratelli e delle mie sorelle. Give them hope, Lord. Dai loro nuova speranza. Give them vision. Dai loro visione. And let their eyes become bright because they see you more clearly. E fa che i loro occhi possano essere illuminati e che ti possano vedere più chiaramente. In Jesus' name, so be it. Nel nome di Gesù, così sia. Amen. Amen. Thank you for being with us. Grazie per essere stati insieme a noi. We'll see you next time. Ci vediamo la prossima settimana. Dio vi benedica.